meglio esemplifica la distanza che si allarga tra le condizioni di vita delle persone più ricche e delle persone meno ricche nel nostro paese. Anna Testa. Natale 2012 sotto il segno dell'austerità, in giro per Napoli, città dai tanti volti, spesso distanti e contraddittori. Questo Natale venderemo in più o in meno? Ma quale in più? No, non è che sta andando benissimo, chiaramente, cioè c'è un grosso calo. Sì, c'è un grosso calo. Ma che settimana abbiamo con questi guai? Guardi qua che ci sta. Qualche giorno magari per la fine dell'anno. Dove va? Spagna. Una bella crisi. La spazzatura, il telefono, che è una cosa che ci vuole. Regali pochi, molto pochi, quelli utili. Solo per i bambini. Cerchiamo di fare qualcosa di comunque carino e un po' più economico. Natale è Natale, una volta all'anno viene. Vengo a Natale, mi fumo una pipa e mi vaga a culo. Che l'assumo con non si comanda. I piatti tradizionali di Napoli. Oh, capigione, ma che tu capigione, no, no, no. Com'è bello, vesce e spar! Baccalà fritta, un po' di baccalà capitone, tanto bellino, l'anzalata di rinforzo. Tortellini in brodo, capretto. Noce, nocelle, castagne infornate, buone. Questo è castagne infornate. Eccole qua, quelle del Preveto. La pastiera si fa sempre. Ma fa ingrassare. Natale cappa. Ma fa ingrassare. Che ci indessi che te ne immagini? Ma anche a Milano fanno la pastiera, però la pastiera è napoletana. Noi per esempio in Medina abbiamo dei figli di zoccola. L'ha visto? Sono i figli. Sono dei taralli molto buoni, però è un taralli antichissimo napoletano. Panettone o struffoli? Se struffoli. Certamente struffoli napoletani. Panettone o roccocò? Panettone. Tutti e due, eh? Struffoli, struffoli. Niente panettone. Pandoro. Una volta tanto i due volti di Napoli sono uniti. Questa crisi è riuscita a mettere d'accordo un po' tutti. Torniamo al villaggio dei ragazzi a Maddaloni, dove Pasquale Piscitelli ha incontrato